vincendo da dominatore l'ultimo slalom gigante, ha assicurato all'Italia per la quarta volta consecutiva la Coppa del Mondo. Le precedenti tre edizioni che laurea il più forte sciatore di ogni continente erano state vinte da Gustavo Töni. Ma direi soprattutto oggi, quando Gustavo Töni ha conquistato nello speciale conclusivo che è stato disputato sulle nevi di Tatraslanomlyza in Cecoslovacchia, la vittoria e il secondo posto assoluto, dietro appunto Piero Gross, nella classifica della Coppa del Mondo. Il sesto posto di Erwin Stricker e il nono posto di Herbert Plank completano il trionfo di squadra degli italiani. Piero Gross dunque, a neppure 20 anni, si è preso la più grande soddisfazione cui possa aspirare